e in qualche modo a guidare un momento che è stato definito il neorealismo italiano in architettura, che ha sollevato gli strali di tutta la critica militante del funzionalismo, del modernismo di allora. In quegli anni c'è un contributo fondamentale che viene pubblicato a puntate su una rivista di settore, che è quello di Luigi Parison. Parison è una di quelle figure che ancora una volta ha cambiato il corso dell'architettura, perché Parison è stato il primo che ha detto che se l'estetica voleva in qualche modo liberarsi della categorizzazione dell'idealismo di Croce, doveva passare da un'estetica basata sull'idea, e quindi di nuovo un'estetica dove l'idea acquista un senso solo se inserita nell'ordine di un discorso, l'idea intesa come concetto, doveva passare da questa condizione a un'estetica del fare, partendo o ripartendo dalla tradizione della poiesis, quindi dell'arte del fare. Parison è stato il primo che ha detto questa cosa. Parison ha avuto un ruolo determinante nella scuola di architettura a Torino. Parison ha avuto un ruolo determinante nella scuola di architettura di Venezia e di Roma attraverso un signore che si chiamava Saverio Muratori, che ha giocato un ruolo determinante dagli anni 50 fino alla metà degli anni 70 nel dibattito italiano, personaggio molto osteggiato, ma che singolarmente era un architetto prestato alla filosofia, e qui cominciano a tornare molte relazioni. Allora, per concludere questo primo giro, qual è l'anello che in qualche modo lega, diciamo, la decostruzione dell'ordine del vostro discorso ad Heidegger? Beh, questo anello è l'uomo nella sua pienezza. Quando Heidegger parla dell'apparire nel mondo, questa dimensione che in qualche modo presuppone una sorta di ingenuità, una sorta di tabula rasa o di sospensione dell'essere in attesa di un'apparizione nel mondo. Chi appare nel mondo è l'uomo, cioè il soggetto che non era mancante nell'antichità, ma che si era perso tra antichità e Heidegger, ritorna precedentemente, è il nostro uomo. Quindi in quell'apparire nel mondo, in quell'esserci al quale Heidegger fa riferimento, ritorna, nella mia lettura, nella mia interpretazione, non la pretesa di essere un filosofo, ritorna quella condizione di centralità. Poi tu mi potresti dire, però in Heidegger la tecnica non aveva più quella funzione centrale alla quale ho alluso io all'inizio, e ti rispondo, è vero, però secondo me in Heidegger la tecnica non era più un'estensione dell'uomo, era quella tecnica che avrebbe portato a quel burocrate che è nel sottotitolo che aleggia in questa bella mostra. Quindi Heidegger, quando parlava di tecnica, non parlava di quella tecnica alla quale alludevano nostri antichi antenati, ma di una tecnica che ormai aveva spodestato l'uomo dalla sua centralità. E qui è altro argomento in Alessandro Magno, come tu dicevi proprio prima, secondo me. Diciamo che c'è un interregno, e in quell'interregno cominciano a maturare una serie di processi che secondo me avranno un'altra svolta in epoca rinascimentale. L'umanesimo è quel momento in cui c'è uno slittamento che noi non abbiamo ancora del tutto compreso, perché è vero che nell'umanesimo l'uomo è al centro di tutti i territori reali e immaginati, però è altrettanto vero che lo strumento, la tecnica che presiede a questa nuova conquista è il metodo scientifico. Ma il metodo scientifico è in qualche modo viziato da una sorta di pregiudizio che non è l'uomo al quale allude Heidegger, ma sono le ipotesi che sono messe a monte del metodo scientifico, per cui in qualche modo ogni applicazione di un metodo scientifico è una verifica e una conferma, fino all'eventuale smentita, di quelle condizioni che sono premesse al metodo. Quindi mentre Heidegger premette sempre l'uomo,
in quella concezione di tecnica che dal Rinascimento in avanti prende una nuova centralità, non è più l'uomo che governa, è il metodo scientifico che prende il sopraffitto sull'uomo. Sono le ipotesi che, una volta sottoposte alla verifica di una sperimentazione calata sulla realtà, se confermate dalla realtà, vengono assunte come leggi. È il come se, è il come se introdotto dal metodo scientifico che spodesta l'uomo da quella centralità, da quel ruolo che prima aveva. Ed è a quel come se che fa riferimento, secondo me, anche più. Quindi io penso che il pregiudizio di Arica nei confronti della tecnica non sia un pregiudizio nei confronti della tecnica futura, ma nei confronti di una tecnica governata dal metodo scientifico. Diciamo molto complesso riuscire a tenere insieme delle idee, perché in parte quello che dice è corretto, non è corretto che soprattutto il secondo Heidegger tenga fermo, anzi è proprio l'opposto. Secondo Heidegger si rende conto che ogni limite della nostra comprensione dell'essere è data proprio dall'esserci, e quindi secondo Heidegger cercare di far parlare l'essere senza passare attraverso l'esserci, per quanto ciò possa essere possibile. E sulla tecnica che tu dici, io mi interessa poco dire Heidegger la pensa così o meno, ci interessa il pensiero, no? Io volevo sottolineare come quello che succede fra l'uomo greco e l'uomo romano sia un po' il nodo della situazione, perché, come giustamente avevi fatto notare, per l'uomo greco, per i greci, la perfezione sta all'interno del limite. La perfezione non è il greco. L'ordine, diciamo così, dell'essere per la cultura greca è determinato, l'indeterminato, l'infinito è imperfetto. Siamo esattamente all'opposto della cultura del pensiero dominante attuale, che invece vede esattamente l'opposto, l'indeterminato. Siamo nella cultura postmoderna, postmoderna. Ora, la rottura di questo concetto di determinazione e di limite, che viene interpretato da Alessandro Magno come il grande conquistatore che arriva alla fine delle terre, no? Eccetera, è ciò che entra dentro la coscienza pragmatica dei romani. I romani sono dei grandissimi ingegneri, non sono dei grandi filosofi romani, sostanzialmente. E io credo che sia qui che ha origine storica il tradimento dell'Occidente rispetto ai nostri padri greci, proprio attraverso la cultura romana e proprio in questo tradimento del concetto di tecne originario. La tecne, nell'accezione originaria, adesso è molto complesso questo discorso, non voglio entrare troppo nel dettaglio tecnico, ma la tecne è l'espressione, il produrre è l'espressione più propria dell'esserci, il ci dell'esserci, cioè il fatto che l'uomo è nel mondo, sta a dire che l'uomo è sempre nel mondo come colui che è in vista di qualcosa, e pertanto il concetto di esserci contiene dentro di sé il concetto di produrre proprio in senso letterale, sta a significare condursi avanti, prodursi, no? Quindi il produrre del costruire sta ad abitare come il pensare sta all'essere. Poi in un saggio che è contemporaneo a costruire, abitare, che si chiama Che cosa significa pensare, che è un saggio già un pochino più complesso per consigliarlo, ma lo consiglio sempre, in ogni caso, dice Heidegger, noi ancora non siamo capaci di pensare. Quindi io te lo trasferisco in questo senso, noi siamo capaci di costruire, tu sei un architetto, quindi direi di sì, sicuramente. Sì. Cioè siamo capaci di riconoscere al nostro costruire ciò per cui esso è, per cui è chiamato. Rispondendo attraverso la sollecitazione che vi date prima, ovvero chiamando il concetto di abitare questo orizzonte di senso all'interno del quale si colloca il costruire, la mia risposta attualmente è no.
non siamo più in grado, non siamo più da molto tempo in grado di collocare costruire all'interno di un orizzonte di senso che si possa chiamare realtà, perché siamo entrati in tempi, diciamo, non sospetti, in una sorta di deflagrazione della, dell'io plurale di cui ogni città in questo momento è stata espressa. È uno dei passaggi più, più importanti. Noi fino a questo momento abbiamo parlato di una centralità dell'uomo, però quando cominciamo a rapportare la centralità dell'uomo inteso come individuo alla centralità dell'uomo inteso come membro di una collettività, cominciano i problemi. Per come vedo io le cose da architetto, affinché il costruire possa essere iscritto in un orizzonte di senso definibile come abitare, l'individuo deve essere consapevole di essere membro di una collettività, di una comunità. Se viene meno la consapevolezza di essere parte di una comunità, viene meno quella condizione che presuppone che costruire abbia un senso se e solo se iscritto nell'orizzonte di senso della vita. Quindi concretamente il termine che può fare da contraltare filosofico, o meglio architettonico, al termine filosofico dell'abitare è un comune sentire. L'equivalente, potremmo dire, non un equivalente generale, ma un equivalente specifico in campo architettonico che possa costituire un termine di riferimento adeguato è il comune sentire. Quindi potrei sostituire le parole che tu hai utilizzato dicendo che la condizione di esistenza di un senso del costruito e dell'arte del costruire, non solo nella contemporaneità ma da sempre, presuppone l'inserimento del costruire in un orizzonte di senso che è il senso della comunità, il sentimento della comunità. Ed è proprio quello che manca. Noi l'abbiamo completamente perduto. Questa per esempio è una straordinaria occasione, come le occasioni precedenti, purtroppo non è capo per dire, ma mi approfitto per farvi complimenti di questa iniziativa, costituisce il segno di un processo, perché sarebbe un peccato che questa iniziativa rimanesse una performance, non uscisse, non traboccasse da questi limiti. L'inizio di un processo che, partendo dai piccoli numeri, cerchi l'esistenza di condizioni di sussistenza di uno spirito di comunità. Olivetti lo fece straordinariamente, era delle condizioni di fatto, però l'esperienza olivettiana in qualche modo è un precedente che non a caso nell'ultimo biennale di architettura è stato evocato. E oggi, da questo punto di vista, la nostra città dà dei segnali. Potenzialmente la Fondazione MAST di Isabella Serangoli, che molti dei nostri amici cominceranno a frequentare, è un segnale di un risveglio importante. C'è una borghesia illuminata, c'è un'imprenditoria illuminata in città che non accetta più di rimanere sotto la cenere della politica, si assume la responsabilità di scendere in campo e lo fa con spirito olivettiano, quindi creando le condizioni perché possa germinare un nuovo senso di collettività. E lo fa con un'opera d'architettura, una straordinaria opera d'architettura, che è forse l'opera d'architettura più importante che abbiamo in città, che vi invito ad andare a vedere, che è la nuova sede del MAST in via Battendara. Allora, non che abbia rapporti, quindi questo non è una... uno spot pubblicitario, ma è fondamentalmente un esempio per farvi riflettere sull'importanza del senso di comunità. Quell'opera, rimaniamo anche in città e rimaniamo su quell'opera, quell'opera architettonica ha un senso, iscrive il proprio senso, a mio parere, in un orizzonte di senso che è la ricerca di un nuovo spirito, che è l'equivalente dell'abitare all'italiano. Però ci tengo a dire che lo spirito di comunità non si esaurisce nel momento sociale. Lo spirito di comunità, il vero spirito di comunità nell'accezione olivettiana, è logica, è etica, è economia, è estetica, è tutte le categorie dello spirito. Non so se Isabella Serangoli abbia questo grado di consapevolezza, ma dall'esterno
io ho immediatamente colto uno straordinario segnale di ottimismo. Quell'opera architettonica, letta in sé, quindi estratta da quel contesto, inserita in una rivista di architettura, come già accaduto, perde il proprio senso se la critica architettonica non ha la capacità, con l'ordine del discorso, di ricostruire quel senso di comunità che è quell'orizzonte di senso che è radicale. Quindi il poeticamente abita l'uomo può avere ancora una condizione di esistenza, può ancora esserci in questa città come in un'altra città, ma bisogna recuperare questo senso di comunità, ed è la cosa più difficile, è una cosa straordinariamente difficile. Anche il concetto di sostenibilità in architettura, che è un concetto crescente, che sta portando delle iniziative molto interessanti, si presta, non è automaticamente ascrivibile in quell'orizzonte di senso che è il senso di comunità o l'istinto di comunità, non mi piace l'istinto, il senso di comunità, perché si presta anche a una deterritorializzazione, ma anche nel concetto di sostenibilità architettonica vedo un seme positivo, a condizione che gli architetti abbiano la capacità di ricondurlo alla dimensione della vita. Se lo riducono al momento tecnologico, quindi se lo astraggono dal territorio come punto di aggregazione economica, politica, sociale e culturale, perdono una straordinaria occasione. Se gli architetti capiranno che la sostenibilità va nella direzione del recupero di quell'orizzonte di senso che corrisponde alla heideggeriana vitale, la sostenibilità architettonica potrà contribuire al cambiamento. E allora ritorniamo al punto di partenza. Questa potenzialmente è una nuova occasione per far sì che l'architettura, poeticamente abitando il territorio, esprima un linguaggio che si faccia pensiero e non si faccia condizionare dalle categorie di pensiero. Io a questo tema sono particolarmente sensibile perché purtroppo, noi siamo partiti dagli anni 50 col tuo saggio, e io ho cercato di fare dei riferimenti a quegli anni. Ma noi abbiamo parlato in questo momento del cosa è successo in quegli anni, ma non abbiamo chiesto, non ci siamo chiesti perché. Perché a un certo punto negli anni 50 è nata quell'urgenza. Perché il nostro paese, non solo, il nostro paese veniva dall'esperienza della ricostruzione, ed è nell'esperienza della ricostruzione che la modernità, anche nell'accezione non più nobile del termine, ha avuto la possibilità di sperimentare in cantiere permanenti i propri principi. E quei principi non guardavano al corpo come lo intendiamo noi, come lo intende Heidegger, ma guardavano effettivamente a una sorta di simulacro del corpo, ridotto astrattamente a una sequenza di funzioni. Allora, e lo vediamo, venendo qua, Elena mi diceva: ma come è possibile che siano accadute queste cose? Mi additavano a caso degli edifici degli anni 60. Sì, quello è, infatti, e io ho cercato scientificamente alle categorie di pensiero di Heidegger, il C dell'esserci, che è, contiene, sai, l'essere nel mondo e l'essere con altri, si trasforma nel sì, che è la perdita, siamo qui di autenticità, di presenza, no? del soggetto a se stesso nelle sue azioni. E quelle costruzioni, molto più di qualunque altra cosa, ci dicono che cosa vuol dire quando non è un abitare, ma è un abitarsi, è un lasciarsi abitare dalle costruzioni, è un lasciarsi essere nelle cose, non invece un essere nelle cose, no? E quello lo vedi, palazzoni, dove dormitori, funzionalmente è strutturato perché c'è il giardinetto dove i bambini possono giocare, la scuola e la fabbrica. Questa è la polis, diciamo così, come veniva pensato da noi. Giustamente, dal punto di vista estetico, diciamo, ma come ha fatto a costruire queste cose qua? Io avevo un nonno ingegnere, come faceva mio nonno a fare delle robe di questo genere? Però, noi, come fanno i filosofi, non dobbiamo guardare la realtà pensando e giudicandola, cercando di capire perché allora in questo stimolo forte della costruzione ha vinto un'estetica del palazzone e non invece un'estetica dell'abitare. Non è detto che questa domanda sia
da una risposta. Posso dare uno spunto. Passo un attimo la parola a Franco, poi vedo in sala una heideggeriana che è molto inquieta, a cui dobbiamo per forza dare la parola dopo. E anzi, molto volentieri che la diamo la parola. No, volevo dire, rispetto a questa decostruzione e ricostruzione di cui hai fatto dei temi,